veramente non risponde. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Phil, ti prego, non fare sciocchezze. Torna a casa, per piacere. Ne parliamo io e te. Hai capito? Come cazzo ti sei permesso di farmi quello che hai fatto? Dopo tutto quello che ho fatto per te in Messico. Eh? Senti, ti devo la vita, è vero. È successo. Mi dispiace, appena l'ho conosciuta. Io me ne sbatto delle tue spiegazioni. Sei uno schifoso. Sei un verme. Chiarissimo. Guarda, tempo di prendere la mia roba e me ne vado. No, no, tu non te ne vai da nessuna parte. Tu hai preso un impegno di lavoro con me e lo porti a termine fino all'ultima prenotazione. Solo a quel punto te ne potrai andare. Ma fino a quel momento, scordati di mia moglie. Serena per te non esiste. Spero di essere stato chiaro. Io? Nadia? Sono uscita con Irina. La pasta e zucchine è nel forno. E per secondo puoi aprire una scatoletta di tonno. Una scatoletta di tonno? Non sarebbe l'ora ideale, ma viste le tue intenzioni... Grazie, ne ho bisogno, veramente. Mamma mi ha detto che Jimmy e Bianca si sono addormentati insieme davanti a un film anime. Ovviamente scelto da Mia. Grazie per averlo fatto dormire lì stasera. Beh, diciamo che Jimmy non favorisce esattamente la concentrazione. No, non è proprio la sua caratteristica principale. Senti, come siamo messi? Malissimo, sto impazzendo. Non c'è un argomento su cui non abbia un dubbio. È un po' come il braccino del tennista. Quando sei vicino a vincere iniziano a venirti tutte le paure di non farcela. Io non ci capisco niente di tennis, però mi sento un braccino proprio cortissimo. E come lo so, io a questo punto stavo pensando di non presentarmi proprio. Ma ti sei impazzita? Ma a parte che tu l'avvocato già lo fai ad un certo livello da 3 anni. Poi studio Enriquez, studio Navarra, che è il top del top, anche perché ci sono io. In questo momento tu sei stressata. Troppe cose tutte insieme, il processo... Posso farlo al prossimo appello? Non esiste proprio. Adesso studiamo e mi fai sentire quanto sei brava. No, non voglio studiare con te, perché poi vedi quanto sono capra, perché non so niente. Io tanto già lo so quanto sei capra. Avanti, fammi sentire. Capra ve lo posso dire solo da sola. Anche perché ti ricordo, bello, che lo studio Enriquez hanno scelto me. Anche se volevano te. Vabbè, dai, avanti. Articolo 143 del Codice Civile. Il matrimonio. 143. Lo vedi, non so niente, cioè lo so, ma non me lo ricordo. Con il matrimonio, marito e moglie. Diritti e doveri, sì, ce l'ho, ascoltami. Allora, con il matrimonio, marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Uh-huh. Al secondo comma è stabilito espressamente l'obbligo reciproco alla fedeltà. E al terzo l'obbligo, sempre per entrambi i coniugi, di contribuire secondo le proprie possibilità e... Sì! Devi rispondermi al telefono, ti ho fatto una marea di telefonate. Ero preoccupata. Se vuoi cenare c'è il petto di pollo. Non ho fame. Hai mangiato fuori? Che cosa cambia? Ti ho detto che non ho fame, punto. E meno male perché Irene ha finito quasi tutta l'insalata. È strano, no, che una bimba piaccia l'insalata. Dov'è? Dov'è Irene? È su, sta dormendo. Tra un po' salgo anche io. Tu che fai? Vieni con me o ti trattieni? Sera, io non ho nessuna intenzione di dormire con te. Ho anche da lavorare, quindi mi sistemerò sul divano. Puoi andare. Buonanotte. In seguito al proliferare delle criptovalute, persino nel complesso e di per sé anarchico mondo della finanza online, è nata l'esigenza di organizzarle e classificarle.
Va in questa direzione la costituzione dell'indice CCI30, che viene calcolato dal 1 gennaio 2015. Si tratta di un indice che cataloga le 30 criptovalute con la più grande capitalizzazione di mercato. Questo indice è stato creato da un'equipe di matematici, analisti quantitativi e traders, guidati dal professor Igor. Oh, Nadia! Scusa, ero sicura che fossi già a dormire. Ti ho scritto che sarei uscita, no? Sì, ma però ti ho chiamato, non mi hai risposto neanche al telefono. Ho visto troppo tardi la telefonata e non volevo richiamarti per non svegliarti. Ah, va bene, io invece, come vedi, ti ho aspettato. Non ci siamo visti per tutto il giorno. Non è colpa mia se non ci siamo visti. Vabbè, però... Infatti è molto tardi, ora sono stanca. Vado a struccarmi e vado a letto. Allora, amore, questo è facile vista l'ora. Differenza tra reato doloso e reato colposo e diverse forme di dolo. Amore, articolo 43 del codice penale. Il delitto è doloso quando l'evento colposo... Amore. Non ho sentito la sveglia. Sì, non ti preoccupare, c'è tempo. Però adesso andiamo a dormire. Però mi devi fare altre domande. Sì, altre domande. Sì, ho bisogno di ripassare, mi devi fare altre domande. Va bene. Ecco, volevo passare tutta la notte a ripetere, invece mi sono addormentata come una pera cotta. E adesso sono in ritardo. Per fortuna che sei crollata. E comunque no, non sei in ritardo. L'esame potrebbe iniziare alle 8:30 e comunque potrebbero chiamarmi per prima. Senti, il caffè lo prendiamo qui a casa o preferisci prenderlo al bar? Se arriviamo in tempo lo prendiamo al bar davanti alla sede dell'esame. Perfetto. Un bel caffè per me e una camomilla per te. Lo so, sono tesissima, però questo esame me lo porta presso da 2 anni. Io non ce la faccio veramente più. Lo so bene. Andiamo. Sei tranquilla. Dio, ma che è successo qua? Ma è pieno d'acqua! Qua c'è un lago, ma... Mannaggia, ma che sta succedendo? Ma qual è il problema? Che ne so, sto provando... È bloccata pure la chiave d'arresto. Ma qui. È tardi, Nico, io sto facendo tardi! Vabbè, lasciamo tutto così, tanto è un po' d'acqua. Che vuoi che un po' d'acqua? È un sacco d'acqua, Nico. Qua rischia che si alza il parquet, può andare davvero? Anche di sotto. E quindi? E quindi tu rimani qui a risolvere il problema e io vado a fare l'esame. Come vai a fare l'esame? E vado col motorino. Prendo un taxi. Che palle, io ci tenevo ad accompagnarti. E lo so, mi faceva piacere che tu venissi con me. Però non c'è alternativa, dai. Ho capito. Ah, amore, sì. Senti. Tu arriva, fai l'esame, stai tranquilla, andrà tutto bene. Sì. Però appena finisci, mi raccomando, chiamami e fammi sapere com'è andata. Va bene? Okay. Stai tranquilla, sì. Ti amo. In bocca al lupo. In bocca al lupo per te. Grazie. Ciao, vado. Ciao, ciao. Come si fa adesso? Papà, ma hai dormito sul divano? Eh sì, amore, stanotte ho dormito sul divano. Lo sai perché? Perché avevo tanto da lavorare e non volevo svegliarvi. Amore, facciamo una cosa. Perché non vai a prendere i biscotti in cucina, eh? Così prepariamo la colazione. Vai, collaboration! Non c'era bisogno di dormire sul divano, eh? Di tante cose non c'era bisogno. Non ho chiuso occhio. Questa notte mi dispiace che tu l'abbia presa così. Beh, come avrei dovuto prenderla, scusa. Avrei dovuto farvi complimenti a te e quell'altro. Fammi capire. Sei andato da lui ieri, eh? Sì, ma non è successo niente, tranquillizzati. Sei tu che ti devi tranquillizzare. Non c'è alcun motivo per stare così. Comunque io adesso accompagno Irene al campo estivo, però dopo sono libera. Perché non ci prendiamo un caffè? Parliamo un po'. Di che dobbiamo parlare? Quello che ci dovevamo dire ce lo siamo già detto, Senio. Io non ho nessuna voglia di parlare con te. E comunque non preoccuparti. Ci vado io a portare Irene al centro estivo. Tranquilla, sei esonerata. Mamma mia. Oh, Nadia, buongiorno, scusami, ti ho svegliato. Anzi, veramente, ti ha svegliato lui. Bello.
Ti sei anche ricordato che mi piacciono i frullati? Doveva essere il tocco finale, diciamo, ecco. Purtroppo quest'aggeggio fa un rumore infernale. No, sei tu che non lo sai usare. Ma mica posso saper fare tutto. Non so frullare. Però sai essere gentile e romantico. Eh sì, perché vederti ridere mi fa proprio felice. Farlo accadere più spesso, allora. Questo te lo prometto. Ecco qua. Secondo te chi è? Raffaele. Quella è la suonata, è proprio quella sua, capite? La suonata proprio... Eccolo qua, cognatino bello. Salve, vieni, ciao, entra. Madre. Ciao. Mi serve un secchio e uno straccio. Anzi, tutti gli stracci, capite? Portami tutto, Ma che ti credi che questo è un negozio di detersivi? Di straccio? Ma poi che ti servono questi stracci? Venite, è una sciocchezza condominiale. Nadia, fammi la cortesia, pure se trovi i camici vecchi di Renato. Porta che poi ti riporto tutto, va. Ha detto Franco, parecchi stracci. È la voce di Nico. Ma che ci fa qua? Quello doveva accompagnare Susanna all'esame. Ma che è successo? Niente, non l'ha potuto accompagnare, è successo un piccolo... una perdita del lavandino, ma una sciocchezza, una sciocchezza. Una perdita del lavandino? Di casa di Nico? Si sta allagando la casa? La casa. Si sta allagando la casa dopo tutti i lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto.